Salve a tutti amici e ben trovati, io sono il vostro Mitteri e eccoci qui per un episodio di PES 21 Master League. State con la Juve, terza stagione, pronto a continuare l'avventura odierna. Allora, oggi l'avventura però finisce qui, perché abbiamo l'ultimo video che avevo in programma, quella con la Supercoppa Italiana da vincere. Ha vinto, e così finisce un po' la carriera della Juve con la vittoria di tutti i titoli possibili. La Supercoppa poi ci mancava, oltre alla Champions. La Supercoppa Italiana già l'abbiamo, però dire, è il buono per chiudere appunto l'anno che è finito, diciamo così. E andiamo subito a fare una squadra nostra che è davvero fortissima, però abbiamo un ammasso infortunato. Io ho anche dimenticato di cambiare i numeri. Permettete di farmi farlo ora se è possibile, scusatemi ragazzi, 5 minuti e ci penso. Ok, numeri cambiati, ora andiamo subito a affrontare il Milan, un po'. Se riusciamo a portare a casa questo altro titolo per finire in bellezza. Mi è che non c'è Ibra, forse titolare. Non so se Ibra si è ritirato, giusto? E la squadra è un po' stanchina. E vabbè, però sono tutti informati, sono tutti ben illuminati. Mettiamo qui Demiral, oggi gioca lui. Mi è piaciuto però, ma mettiamo un po' di più. Mi gioca un TT, che può fare tranquillo il suo ruolo. Martin al posto di Arthur. Fubai è un po' giù, mettiamo qui Traoré. Il fatto è di me. Chiesa lo mettiamo in panca, c'è cioè, Bala poi in forma. Rune, del Sene, poi possiamo portarci, lo mettiamo Pellè. Ci portiamo Tyson, scusate. E a posto Michael. No, va bene così, va bene. Altare un po' stanco, ma facciamo giocare. Che è proprio stanchissimo, non ci fa più vita. Oh, però con le vibra di felicità. Voglio giocare. E allora ci portiamo. E il mio che sarà un po' diverso, C'è la Trusano, ma 71 se è diciamo quello che doveva essere 37. Vabbè. Milan Juve, ragazzi, Supercoppa italiana. Andiamo, dai. Benvenuti a tutti gli spettatori di questa partita. È una partita molto importante perché le squadre protagoniste lo scorso anno hanno regalato emozioni da capogiro ai loro sostenitori e giocano questa gara proprio grazie ai risultati ottenuti nella scorsa stagione. È naturale che le aspettative per questa Supercoppa siano elevatissime. Staremo a vedere chi avrà la meglio. Sono proprio curioso. Torna la capitana e forse questo con la Supercoppa europea non c'è la coppa. Perché la coppa è da Stato Ronaldo, non detto pazza la coppa. Comunque siamo qui pronti a affrontare il Milan, lo stadio olimpico di Roma, penso. È uno stadio veramente splendido, a parte la pista ciclabile, pista di corsa che sta lì intorno, peccato, va un po' a fare un po' perdere la bestia per i tifosi. Il Milan che è diverso, non c'è più Ibra che si è ritirato. Quante facce nuove vedo, Vediamo un po', c'è Revic, c'è Kier. Potrei che non conosco. Allora, che è bello, Odero che batte le mani, è contentissimo di giocare con la Juve. Lui che era prima la Juve, torna a fare titolare alla Juve. Juve che ha vinto la Champions e vuole ancora vincere. Stellare direi, oserei dire. E allora, Odero con Attal, Demiral, Udrisando, Traoré, Martin, De Jong, Kulusevski, Ronaldo, Dybala. E ma che ne conosciamo. Mentre per il Milan abbiamo 4-2-3-1 male. 4-1-3, perché sono molto offensivi con Diego Costa, Diogo Costa, Selemakers, Kier, Romagnoli, Hernandez, Kessié, Benacer, Calhanoglu, Rafael Leão, Correa, Rebic, con un nuovo acquisto, Pedro. Che mi ha fatto vedere, maledetto. Vabbè. Lasky che già ha fatto molto bene, quartista. Penso che lui è di Hazard, a tutti gli effetti. Vai Demiral, bravo Demiral, e la palla rimane a Re. Ma tutti in attacco, sono... Oh, palla fuori, ma tutti in attacco no, quello. Cioè, ma che succede? Ah, se avete un trigo non con la 2, perché la 2 la a sceglie. Questa è una cosa minima da fare. Una Dybala. Una Dejan. Guardate già che ben siete. Dejan, Kulusevski in area. Prova il tiro. La piazza lì è 2-1-0, ragazzi. Non voglio occhiare così oggi, è che oggi ci ha visto bene questo. Un bel tiraccio della... Va bene così. Va bene così ragazzi, guarda che bella palla di Dybala per il Kulusevski, che non sbaglia. Non mi sbaglio, potevo un palla a miracoli. 1-0. Bene, partiamo molto bene. Però fai come l'anno scorso in Coppa Italia, che due gol di vantaggio e poi il Milan ci ha fatto altri due gol e sono dei supplementari. Dominando, però i supplementari sono sempre un brutto spettro. Si è messo bene. Guarda qui c'è fallo. Arbitro. Immortale, oddio, Leao che è solo Felice quel soletto. passaggio. Non poteva fare molto altro.
Che fa che si pericola e quello mi tira con scivolando. Ma che cosa? Guardate, c'è che vuole palla. Ronaldo. Arriva per Ronaldo col destro. Ronaldo in aria tutto solo. Prova il suo primo palla. È 2-0. È 2-0. Ancora braccioni. Che palletta di Dybala qui. Qua se scopre poi prima non gli do contro te. Con Dybala col destro io qui di torre col suo piede. Primo palo, stavolta paga. 2-0 ragazzi. 2-0. Sì. Sempre fatto un team. Non è trovare più lui, ma ci si può fidare di un TT. Ronaldo Dybala. Ancora per Ronaldo. Palla un po' brutta questa. Quando c'è solo lì lo spazio per Dybala. Proprio verso il portiere. Invece qui primo tempo 2-0 con il gol di Kutesky e Ronaldo. Kutesky, ripeto, è in formissima. Ma tutta la Juve gioca bene. E cambi, questo non ne farebbe adesso. Comunque bello attacco alla. Lui voleva avere la foto con il Giappone. Era comandato, ragazzi. Che lo dico a fare? C'è stata una superiorità evidente. Va bene. 2-0, questo ben dominando. E non subire il gol stupidone. Nuova Martin. Troppo lungo per la prima, va bene. L'abbiamo ancora lui. Palla per Kulusevski, un po' di spazio. Prova il tiro! E anche di vedere il potere, però la para. Che fortuna per noi e anche per loro un po'. Non è più bravo le portiere, direi. Guarda Paulino, libero largo. Se lo consiglisce? La palla per Torre. Lo scavetto, poi ancora Dybala. Martin, Kulusevski, si gira bene. Mi fa il pallone. La palla in scivola arriva, però Rabiot. Avanti per Sandro, tutto solo. Sandro, cosa fa? Prova il tiro da lì. Mamma mia, se poco ammazzare il portiere Sandro lì. Che tiraccio. Penso che erano usato a fare, però da qui che è. Che fa? Abbiamo a Sandro. Ah, piede, pesa, poi tiraccio, bam! Potere... Ah! Mamma mia, cosa ho visto! Sono da giro, palla in aria. Un po' cerca Ronaldo per favore. Guarda Ronaldo sul portiere, non ci arriva. Paulino è tuo, Paulino è tua. Sandro. Kulusevski, Rabiot, Sandro, Dybala, entra in area, Paulino, Paulino, proprio lui. Ah, non se ne va, Romino, non se ne va. Paulino, petto, perfetto, il tiro con te, para. È tua? Bravo Attal, lascia il kill che sì. E vabbè, poi arrivano in due replici a farmi fallo, bravo Attal, petto, re, immontanamente, e qui c'è il fallo, scusami. L'orge di pezzo, questo è fallo, No, 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 no. Mamma, un TT. È la rotura che vola come una farfalla. Sì, lo voglio poco. Io so volare. Ma qui che sfortuna qui per noi. Non è che c'è lì un TT. Vedremo. Ah! Vola. Un TT nel cielo. Un daudero nel cielo. Guarda di Romagnoli. Che va fuorissimo addirittura. Sandro è tua. Sandro, butta via. Non guarda il portiere. Buttala via. Bravissimo. Parte di bala. Palla per Pelé che è però troppo messo male. Cioè, un po' dai lì a Pelé. E tuo un TT. Mamma mia, tutti in attacco. Ma che cosa? Ma cos'è? Cioè, qui lo mescio d'aereo perché aspetta c'è davanti coso. Che lo fa stoppare la fattiva. Guarda qui, scusami, che senso ha? Oh. Lo fa stoppare, cioè si ferma lì. Stop e tiro. Non faceva cosa, va, si capiva. Va. Oh, il Milan è tutto in forma. Tutto a mille va. Vale Mirar, cattivo. Ma che follo mi capito tu. A me che mi fa così. Allora, non sì, una volta no. Anzi, una volta mica mi farli così per me, favorevole. Due volte no. Otra volte no. Che disgrazia. Una palla terribile, veramente. A caso pro. Oh, qui c'è il gol. Scriptatissimo, veramente Romagnoli che fa. Non è proprio scriptato, poi è scriptato, Chi è questo qua? Il testone tra ore. Ma dai, due gol così non ha bozzo, due gol. Era chiaramente in debito d'ossigeno. La Dybala resisti. Vai Paulino, io guardo la Paulina a rune, no? Vai Paulino, rua che sì, Paulino, entra in aria. C'è che passaggio e chiede oggi di sbattere così. Guarda, no. Cioè, dobbiamo 2-2, 2-0. 2-2, dobbiamo 2-0. Per la schifezza che dobbiamo fare forse queste cose. Io ho tutto Ronaldo.
2-0 eravamo. Arbitro che fischia anche la fine del secondo tempo, il punteggio. Mamma che schifo, sempre così deve essere con Pian. Perché sto Sisca il Carune che è un po' lento. Rune per la palla per Pellè. Grazie a noi Pellè. La mette lui. Che? Wow. Le cose belle si fanno aspettare. 3-2. Che azione qui. Ultimamente dalla grinta a quella palla. Tutti la sentono la grinta. Una bellissima palla per Pellè. 3-2. Dai così. Amo la grinta, la gara Sciarrua. Sì. Allarga tutto, bravo Grazzanone. Bravo. Perché ti prova in tiro di balla? Perché mi esci da lì? Ma stai in aria, statti. 3-2 ragazzi, 3-2. Mamma mia che sofferenza. E finiamo bene ragazzi, pesi. È giusto venire così in sofferenza. Con gol di Pellè. Ancora Rune. Pellè in aria, tutto solo. Prova il tiro! E grazie a noi doppietta! Grazie a noi doppietta! Che non ci crede anche lui. Non ci crede proprio lui. 4-2. Di nuovo 4-2 col Milan. Giusto, 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 giusto. Sempre lo vince. Sempre il gioco deve vincere contro me. No. Da con l'Inter mi hanno rubato i bei ricordi. No! Vabbè dai. È tutto, l'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. La nuova campagna è appena iniziata e questa vittoria in Supercoppa non può che essere di buon auspicio. Il coronamento di una passata stagione vertice è una dichiarazione di intento per quella avvenire. Sale in cattedra il trofeo, la Supercoppa che si sono meritati. Un primo trionfo che fa ben sperare per il futuro. Scopriremo presto se saranno in grado di confermare questo carattere vincente. Ma adesso non conta pensare a nuovi obiettivi. È ora di festeggiare, amici. E ok ragazzi, con la faccia di Traoré che era sconvolto, lo metterò nel video da mettere Traoré come copertina nell'ultimo video. Mamma ragazzi, poi qui 4-2 abbiamo dominato, mettendo di vincere sinceramente più di loro, che è il gol più leao assurdo, c'è cioè, Traoré lì che si ferma per fare lo stop e tirare, cioè qua gioca qua il portiere, così col giocatore attaccante vicino, quello stop e tira e lui non fa niente, quale portiere lo fa? Solo su PES. Comunque una bella vittoria. Un bel 4-2, sto offrendo sempre con la Supercoppa italiana e la Supercoppa italiana. E finisce qui ragazzi la nostra avventura ufficiosa con la Juve su PES 2021. Se c'è un altro PES mi faranno l'onore di avere un altro PES con me, o lo so comprare, non lo so. Ci stiamo un'altra avventura così. Un po' Palmas è guarito. Cos'è che è il maestro? Va bene. E un palmares. Ragazzi abbiamo vinto tutto, ci abbiamo vinto. E allora, una Champions League, una Supercoppa Europea, due Serie A, una Coppa Italia, due Supercoppa Italiane, più le amiche voi in Asia e così qua che na, non sa neanche lui dov'è. Hanno vinto tutto, vediamo un po' la rossa come sta andando, le tre stagioni, le tre consecutive due, inizio Odero, ah c'è lì, guarda, Golden Boy che stiamo andando, fulmine di bala, mista intelligenza Kulusevski, Chiesa e inizio anche stato di due stagioni da noi, poi ha lasciato la squadra a Szczesny, Maestro Zade ci ha lasciato, il profeta Dolbe ci ha lasciato, e il profeta. I miei due preferiti, non ce ne so che sono tutti i miei preferiti ragazzi, devo dire a fare. Vediamo un po' bilancio conto club, no. Vediamo se possiamo vedere un po' di cose, rapporti persone base, se no. Titoli individuali, classifica dei club, squadra nazionale, no. Info sulla mia squadra. Lista ruolo. Ah, c'è cioè ex primavera, questi qua non ci interessa come crescono. Prestazione club, info su competizioni, in FIFA World Cup, vabbè, ho vinto. Ah, c'è la Coppa Mondiale, aspetta, 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 scusami. Gestione squadra, dov'è? Programma. Dov'è la Coppa quella? Coppa
Italia, Champions, Verona, Torino, Cagliari. Sì, ecco, la World Cup. E non si può fare niente, ragazzi. Manca un titolo allora. E allora, ragazzi, noi ci salutiamo qui per oggi perché io vado a saltarmi tutto e faremo la World Cup. Giusto, c'è da fare la World Cup. Quindi non finiamo domenica, come avevo fatto io pensato. Forse lunedì in teoria. Facciamo partire insieme? O solo una? Non lo so. Lì il nostro carotto è morbido, se ci vuole sempre, ci guarda. Allora, ci chiede come si sente la prospettiva della prima partita. Va bene, ok. Io seguo tutto, così vediamo anche come va la nostra squadra. Ma porca miseria, mi sono tirato la World Cup. Mi sono tirato la World Cup, li mortacci. Au! Mi sono tirato la World Cup. Agomis, chi sei? Agomis? Agomis! Agomis! Ah, portiere ci dà pure. In secondo te, immagino abbiamo un portiere forte. Lui 29 anni, no, quanti anni ha? 29 anni. 77, va, ce l'ho, giocatore più forte e più giovane, scusami. Vende tutte e due per farmi 30 milioni, ma lasciamo stare. Vediamo un po' come va se te con la Lazio, come va? 1-0. Vediamo un po' come. Un po' di partite come vanno questa Juve, se riesce a fare più. Andiamo avanti, c'era. Cacciatore d'anno è l'Europa, vediamo un po' chi vince. Chi vince? Oh, vince Ronaldo, scopo di Messi. Ci sta anche Dybala, però non ha fatto molti più gol. E almeno abbiamo Ronaldo che vince il pallone d'oro, diciamo. Io faccio vincere il pallone d'oro, ha vinto la Champions, ha vinto tutti i titoli possibili, immaginabili. Ok, innovazione capitolo 2, non mi interessa. Col botto accontenta tutti. Ok, andiamo avanti fino alla partita con. Forse la tela di Champions ho visto, mi sembra. No, Serie A. E finiamo oggi con il mercato. Vediamo un po' cosa succede. Sassuolo. Abbiamo visto, vince alla grande 3-0. Ok, siamo qui con Udinese, Atalanta-Napoli. Cioè, Udinese deve fare buona partenza. Poi, cade. Cos'altro c'è? Avanti fino al 31. Penso ci siano altre trattative, non penso. Un'altra vittoria, felice per noi. Dopo mensile, stando trattative con. Vedremo cosa pensi giocatori. Dolberg. Poi ha preso con Timo, rifiuto che ovviamente cifre inaccettabili, inaccettabili. Stanno a cifre 20 milioni. Rinegoziamo. 31 milioni, il massimo. E c'era magari qualcuno a sinistra e poi veniamo a uscire fuori il CC, se possibile. Penso che ci hanno risposto. Il Torino prende Martin, J. Martin. Selezioni, Rooney, no. Realmente vuole Rooney, addirittura. Il Realmente vuole Rooney, però quando ci offre, se mi offre il minimo, ovviamente io vado a quel paese al Real Madrid, che hanno i miliardi loro. Allora, 52 milioni. Rinegoziamo, sì, vediamo un po' non ci possiamo fare. Ah, 53. E allora io non lo vorrei vendere. E prenderei un giocista forte già subito. Però no, mi sono affezionato a Rooney. Mi sono affezionato, raga. Mi sono affezionato. Non ci riesco, non ci riesco. Mi fa anche male tanto l'orecchio. Che succede al mio orecchio? Vabbè, qua c'è Sando che hanno rifiutato. Ecco, va bene, ok. E andiamo avanti fino alla fine. Avanti. Finché arriverà, arriverà. Mi sa che finisce così il mercato della Juve. E infatti, saltiamo tutto. E andiamo a vedere contro la Dinamo Kiev, la Champions. La maledetta Champions. Che vado pure a simulare. Vediamo un po' come va la Juve in Champions. Ah, vediamo qui la gag comica con Ronaldo. Piace la Quadrado, c'è lui. Posso anche chiedere un tempo. Posso vincere il girone, sì, con semplicità così. Vinciamo il girone. Arroganti. Trattative che mi offrono ora. Sei 68 milioni. Il capitano, no, ormai il capitano è felice qui, fine trattativa, c'è Van Basten, ma io non mi dà nessuno, basta, salvazioni. Samba, o me ne dai posteriore, poi non voglio nessuno, Bisamba, Samba, e stanotte è questa. Almeno 10 milioni, perché abbiamo messo tutte le nostre vincite sul mercato. Unici del mese dell'Elite, Ronaldo Arthur. Ronaldo meno 1, cacciatore più 1, va bene. Si sa che non devo prendere appunti, però.
è sempre un 90, sempre il miglior giocatore che c'è. Lui ci lascia Vrioni, mi spiace. Mi spiace per Vrioni, sinceramente, che alla fine sta facendo bene, sta proprio facendo bene. E allora, però, no, io voglio simularla con il Radinamo. Vediamo un po' come finisce. 5-3, spettacolare. E vediamo anche chi ha fatto il gol, vediamo un po' che ha fatto il gol per ora, come inizio di stagione. Andiamo da Roma. Ah, oh, a magica ci aspetta con José Mourinho. Dai, e la database, info competizioni. Allora, la Serie A. Classifica gol, chi c'è? Dzeko 3, Ronaldo Kulusevski 2. Poi tutti Brescia, tutti già, tutti un gol, va bene. Mentre classifica l'asse c'è Dybala a questo punto. Non siamo Pogba e De Jong, di Bala niente. Aia. Come la cura è questo? Mentre ho sbagliato. Con la Champions. Dobbiamo vedere. Classifica gol. Dybala 2. Kulusevski 2. Cristiano Ronaldo 1. Quindi hanno fatto tutte loro. Kulusevski però segna tantissimo. Pogba, De Jong in pre-assist. Sembrano migliori. E gironi un po' come sono gironi, venuto su Liverpool, Bruges, Dinamo Kiev, ok, poi Barcellona, Hoffenheim, Chelsea e Istanbul. Chelsea ha preso con l'Hoffenheim. Si spera che abbia preso con l'Hoffenheim, non con il Barcellona, eh. Poi Shakhtar Donetsk, Leverkusen, Benfica, Ghent, Atletico Madrid, Inter, Sparta, Mosca, Z, a partire con la Sparta, l'Inter, va bene. Sporting, Manchester United, Lille, Celtic, poi Midland che batte il Krasnodar, Borussia Dortmund, pareggia con l'Spikivan, Siviglia. Real, Bayern, Monaco, Young Boys e Galatasaray, PSG, Porto, Rennes e Tottenham, qui tutti pareggiare, bravissimi, tutti 1-1 fatti. Solo questo. E ragazzi, fino a qui l'episodio di oggi, spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like perché l'avventura continua con un extra per la FIFA Club World Cup, che scusate, ci siamo lì noi e non la vinciamo. Mancherebbe solo questo titolo da vincere, solo questo. Vediamo anche dando un con la Roma, così, debotto senza senso. 2-0, io ormai domina pure qui. 9 punti con Udinese e Atalanta. L'Udinese ha 9 punti, ragazzi. Se gol fatto devo subire. Siamo il mio attacco, anzi, secondo me il mio attacco insieme a quello del Napoli, tempo 7. E la mia difesa, 3 partite. Va bene. Allora, noi ci rivediamo alla FIFA Club World Cup, che dovrebbe essere. Non mi resta nazionale. Pensa che siamo nazionale. Mamma mia, che casino. Devo anche prendere giocatori, no? Mamma mia, meno male che non ho fatto nazionale. Bala. Ora è fuori classe, vabbè, c'è da dire che è fuori classe. Allora, la FIFA World Cup, siamo con l'Entella in Coppa Italia. La FIFA World Cup ci rivedremo noi allora al 6 dicembre. Qua c'è il mio compleanno e qui vinciamo con la Juve. Comunque ragazzi, vi invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, c'è notifica dei video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi su Twitch, dove faremo live, e su vari social come Facebook e Instagram, così per sapere di più sul mio lavoro. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio, da prossimi Terry, passo e chiudo.